La mia prima domanda è: che cos'è Vedi Casa e com'è nata l'idea del progetto? Vedi Casa è un sito internet comunitario di prenotazioni di camere in abitazioni private in Italia, ma anche dappertutto nel mondo. E l'idea è nata in 2007 di un'esperienza personale di viaggi durante la quale ho riunito un centinaio d'amici attraverso 60 paesi ai cui ho proposto di affittare le sue camere ai viaggiatori di passaggio in scambio di un po' di paghetta. E perché l'ho fatto? Perché durante i miei viaggi all'estero incontravo due problemi principali. Primo, i prezzi degli hotel che erano proprio troppo cari per me e soprattutto la mancanza di calore umano, diciamo. E quindi ho deciso di creare Vedi Casa, che sarebbe uno strumento web sicuro su quale sarebbero riuniti da una parte i viaggiatori e dall'altra gli ospitanti. Perfetto, quindi quali sono i numeri finora, diciamo? A che punto si è? Quando è che è partito e cosa si è riusciti a fare finora? Il sito permette di scegliere tra più di 17.000 sistemazioni in 162 paesi, riunisce più di 100.000 membri sulla piattaforma e ha registrato più di 47.000 notti prenotate da più di 15.000 viaggiatori. Finora, e da 2011 l'Italia è stata per Vedi Casa, perché parliamo d'Italia anche adesso, un mercato eccellente poiché il fatturato delle prenotazioni è cresciuto del 321% nel 2012 rispetto all'anno precedente. E ancora più interessanti sono i dati relativi alle città come Bologna, Roma, Firenze o ancora Venezia, che sono cresciute rispettivamente del 460%, 700% e ancora più impressionante per la città di Venezia, che è cresciuta di 940%. Notevolissimo. Ma Ah, quindi sì. qual è la tecnologia, diciamo, che sta dietro la piattaforma, comunque il sito web? Ok, noi lavoriamo con un framework che si chiama Symfony, con l'ultima versione, che utilizza proprio il linguaggio oggetto che ci permette di ottenere un codice pulito e soprattutto di sviluppare le no nostre funzionalità di maniera più veloce e su misura, quello che è importantissimo per noi, perché Vedi Casa si trova sul mercato ambizioso. Chiaro, chiaro. Quindi, qual è il vostro modello di business? Allora, Vedi Casa fa proprio da garante tra viaggiatori e ospitanti. Vuol dire che il viaggiatore paga sul sito per prenotare la sua camera o il suo bed and breakfast. E Vedi Casa si occupa di trasferire il pagamento all'ospitante, quello che permette proprio di rendere più sicuro le transazioni, di rassicurare gli ospitanti perché Vedi Casa si occupa di tutto, e certamente di ottimizzare le relazioni sul posto perché non è più necessario di parlare di denaro, al momento dell'arrivo del viaggiatore. E per ognuna transazione, Vedi Casa prende il 15%, tranne questo, l'iscrizione, la ricerca, i contatti tra i membri, tutto questo è gratuito, ovviamente. Chiarissimo. Quindi me l'hai già detto un po', ma potresti sintetizzarmi quella che è l'esperienza utente, sia per chi vuole affittare o comunque prendere una camera, sia per chi offre una camera o uno spazio?
Ok, insomma, come funziona in concreto vedi casa, no? Sì. Ah. È molto facile, in tre clic il viaggiatore può prenotare la sua camera privata, il suo bed and breakfast, nel luogo desiderato, come lo farebbe per un hotel, grazie all'aiuto di un motore di ricerca potente. Delle testimonianze degli altri viaggiatori che guidano proprio la sua scelta e certamente anche grazie alla versione mobile del sito che è molto facile da utilizzare. E inoltre Vedicasa propone diverse funzionalità che permettono al viaggiatore come all'ospitante di vivere un'esperienza unica perché senza rendersi conto vanno propriamente appropriarsi lo strumento tecnico, ma anche le idee e i valori che sono dietro. E così il membro diventa realmente un attore in Vedicasa perché partecipa alla ripresa economica del suo paese, ma anche a fare evolvere le mentalità dappertutto nel mondo. Chiarissimo. Ho una domanda per te. In realtà un modello di questo genere molto simile esiste già, che immagino sia il vostro principale concorrente, giusto? Che è Airbnb. Sì. Quali sono le differenze e come prospettate, insomma, di spartire il mercato in questo ambito che, insomma, essendo così simili, immagino sia abbastanza complicato? Sì, veramente Vedicasa esisteva prima di Airbnb. Dal principio questa idea di riunire tutte le famiglie indotta a durare infatti e vogliamo noi in Vedicasa contribuire a democratizzare il viaggio ed umanizzare l'offerta delle locazioni diventando il più potente circolo di fiducia e permettendo a tutti di scoprire le bellezze del nostro pianeta attraverso degli occhi degli abitanti del luogo, quello che non si vede proprio in piattaforme come Airbnb, perché Airbnb si focus, Si concentra. si concentra piuttosto negli appartamenti, mentre Vedicasa si concentra piuttosto nelle famiglie ospitanti, è quello, è la principale differenza. Perfetto. Un altro aspetto che immagino sia molto importante è quello della sicurezza, poi per quanto riguarda le persone che vengono in contatto, al di là della transazione economica in sé. Come fate a garantire effettivamente la sicurezza proprio per quanto riguarda il cliente che poi va in casa di un ospitante a tutti gli effetti? Allora, in Vedicasa, prima di proporre un annuncio, c'è una persona che verifica l'annuncio e dopo c'è come una certificazione da parte della comunità, ma anche da parte dello staff di Vedicasa e proprio Vedicasa è cresciuto dalla comunità e quindi questo ci permette di selezionare anche le offerte e inoltre a questo proponiamo anche su Vedicasa come si chiama? Un insurance, una sicurezza. Assicurazione. Sì, per i viaggiatori e per gli ospitanti. Chiaro. Quindi quali sono le vostre prospettive per il futuro? Insomma, quali obiettivi vi date per i prossimi 6-12 mesi, diciamo?
Allora, per i prossimi 6-12 mesi desideriamo sviluppare, ovviamente vedi casa nei paesi con i quali ci sentiamo i più vicini in termini di cultura e di valori, anche proporre altre funzionalità innovative alla nostra comunità e soprattutto rilanciamo un progetto che si chiama Il Giro del Mondo in famiglie ospitanti, che permetterà a due persone di vivere questa esperienza di condivisione unica e autentica sui cinque continenti. Chiarissimo. Va benissimo, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo tempo e per la disponibilità. Grazie a te, Maria.